Volevo fare tutto rosa io. Per un giorno a Montalcino il rosso lascia spazio al rosa. Eh sì, il Giro d'Italia contamina. Il paese della Val d'Orcia che si veste a festa per accogliere il Giro d'Italia. Ma oggi ci voleva un rosé, non un rosso. È uguale, uguale. Avete preso un bianco? Sì, rossi siamo troppo abituati ai rossi. Si è messo la maglia rosa. Tutto bene. E il consorzio del Brunello di Montalcino ha ideato anche una bottiglia celebrativa. Fuori il rosa ma dentro il rosso. Vero, vero. Rosso, rubino intenso, tendente al granato. Buongiorno, buongiorno. È contenta che arriva il giro? Contentissima. Contentissima. Almeno si vede un po' di gente. E il Giro d'Italia si sa un importante investimento economico di promozione turistica del territorio. Che qua, sperano sia, un segno di rinascita. Allora, non ne siamo convinti, il Brunello di Montalcino fortunatamente è stata una denominazione che ha lavorato anche nel momento della pandemia. Tante le persone arrivate a Montalcino in bicicletta. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Adesso ci vuole una pasta e il caffè. Sì, vabbè, per ora, poi dopo ci vuole il panino, il vino. Siete arrivati in bici? Siamo arrivati in bici, sì. Da dove? No, no, siamo di qui, siamo... No, no, di qui sì, io sono di qui. Io sono di Montalcino. Lei dove? Chianciano. Chianciano. Stiamo alla partenza dell'Eroi, a Gaiole in Chianti. Ma verranno un po' fregata qui le strade bianche? No, fregata no, perché è una collaborazione fanno. Fammi vedere come siamo attrezzati noi, perché se no... Grande spluat del ciclismo al femminile. Quindi anche voi strade bianche? Sì, facciamo strade bianche con tutti i tipi di bici, aperte a tutte le età, anche da tutta Italia. Se qualcuno vuol venire, l'aspettiamo ben volentieri. E domani si replica in Toscana, partenza da Siena verso Bagno di Romagna, con passaggio a Firenze. Domani c'è la tappa da Alfredo Martini. Grande CT. E ai ballerini. E ballerini. Alfredo Martini e ballerini, gli ultimi due CT che hanno... Viva il giro! Viva il giro! Un brindisi! A Montalcino!